Buon pomeriggio, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il TV Sport. Lo sapete, è il mercoledì, una finestra aperta a 360 gradi sullo sport a Bari. Saranno tanti gli argomenti che tratteremo come ogni settimana. E allora, do subito il benvenuto agli ospiti di oggi. È bello rivederlo in un nuovo studio, Grazie. il libero della New Mater, Domenico Cavaccini. Ben Ciao a tutti, ritrovato. Ci grazie eravamo lasciati con un mille. Con arrivederci un e così è arrivederci, stato, infatti è per stato così, siamo fortuna. contenti tutti e due. E diamo anche il benvenuto al giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Al ormai fantasista. rubato tra gli ospiti di siciliani, Antonello Ma io Raimondo. partecipo agli altri sport perché sono stato esautorato dal calcio, nel senso mi Esatto. mandano. No, parleremo anche di quello, anche di Ho seguito calcio. la partita. È stata una bella partita, beh, i presupposti c'erano tutti, Castellana Grotte contro il Modena, la prima, un esordio con i fiocchi al Palaflorio. Io prima ti ho detto a telecamere spente, Domenico, peccato per il risultato, tu invece mi hai risposto, No, meno meno male per il risultato, certo. male. Una compagine come Modena, che è una delle corazzate di questo campionato, per noi prendere un punto con Modena è vitale, importante, può essere pesante poi ai fini della classifica. Quindi io dico meno male del risultato, ma credo che sia un po' la sensazione di tutti. Poi il tie break te lo giochi, però io dico, rimango all'opinione che è meno male del risultato, un grande Il bello risultato. del volley è che quando perdi a testa alta ti gratifica la classifica. Nel calcio tu puoi giocare bene, magari contro la Sì, Juve, col perdi, Milan, è e rimani vero. magari a 0 punti. Nel volley c'è questa, diciamo, questa finestra che consente alle squadre che arrivano al quinto set, comunque di avere una piccola gratificazione, che Gratificazione. per chi poi deve salvarsi o comunque centrare altri obiettivi, un punto è Certo. sempre un punto. È una sconfitta, diciamo, a metà. Meno amara. E stiamo vedendo proprio le immagini più importanti, gli highlights della prima in casa. Contro abbiamo detto il Modena di una delle stelle, no? Delle star del Sì. campionato di Superlega, comunque della pallavolo maschile che è Ivan Zaitsev, e con il Modena di Velasco. Toffoli in qualche modo conosceva, no? Il suo gioco lo conosce bene, è stato allenato anche da Velasco. Abbiamo ritrovato una New Mater molto più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Non so Una se New Mater nuova, sei una New Mater d'accordo. nuova, nel senso che è stata cambiata per 8 14esimi, 9 14esimi, quindi completamente rinnovata. Siamo sicuramente più competitivi, ma come lo è il resto del campionato. Tutte le squadre, ma anche corazzate come Modena, si sono rinforzate, sono arrivati campioni internazionali che adesso è ritornata ad essere, diciamo, la Superlega italiana, il top del volley mondiale, quindi ci siamo rinforzati noi, ma anche tutto il movimento. Anche perché ricordiamo che quest'anno, insomma, le cose, se l'anno scorso è stato un anno di transizione, comunque non c'erano retrocessioni, quest'anno sì, la retrocessione c'è, per cui c'è qualcosa di più in ballo, oltre all'aspetto agonistico. Io vi ricordo intanto il numero per intervenire in diretta, 080 501 9998. Allora, facciamo una cosa, andiamo subito a sentire le interviste post partita dei due coach di Toffoli e di Velasco e poi le commentiamo insieme. Loro sono stati più bravi, però ecco, 3-2 insomma buono, un punto, abbiamo smosso la classifica. Noi ai ragazzi anche nello spogliatoio avevo detto di dare il massimo, non aveva niente da perdere, giocare, osare, ho detto di osare. In certi momenti abbiamo avuto un po' il braccino e dovevamo essere un po' più spregiudicati, però sono contento, anche per questo bel pubblico, penso che sia divertito e speriamo sempre di più vedere il Palaforio pieno. Coach, che sensazione ha provato nell'affrontare Velasco dopo i tanti trionfi insieme? Ma sì, è una grande emozione, chi l'avrebbe mai detto che magari da giocatore, ho avuto lui come allenatore, no, nelle tante vittorie con la nazionale, mi ritrovavo adesso uno contro l'altro, io allenare una squadra, lui l'altra. Beh, è stata una bella emozione, ma dopo i primi minuti, dopo ho pensato alla mia squadra, a stare concentrato e a cercare di dare dei consigli migliori ai miei giocatori. Ma io non credo che sia un punto perso, perché questa è una trasferta difficile. All'inizio dell'anno noi abbiamo moltissimi giocatori che vengono del Mondiale, per cui dobbiamo e stiamo facendo quello, recuperandoli, dandoli un po' di riposo, caricando molto dal punto di vista fisico. È una squadra che non si conosce come il palleggiatore, tranne Hall, che oggi non volevo farlo giocare tutta la partita, è uno dei giocatori più stanchi di tutti, e quindi con le squadre che sì, sulla carta non sono tra le prime 4 o 6.
si può perdere, ma questo campionato sarà così. Chi si illude che non sarà così avrà delle sorprese. È un po' quello che dicevamo prima, no, Domenico, circa il campionato. Sì, diciamo che le prime quattro che la fanno da padrona sono quelle che devono competere per lo scudetto, poi tutto il resto secondo me sarà bagarre, perché punto primo, come hai detto tu con il discorso delle retrocessioni, l'aspetto mentale, quindi la cattiveria agonistica è triplicata, quadruplicata, perché c'è un risultato importante, nessuna delle società vuole perdere la categoria, quindi come dice il coach Velasco, tutti dovrebbero stare attenti ad andare ovunque quest'anno. Andare a giocare sul campo di una squadra che deve salvarsi non è tosta. Una passeggiata di salvezza. No. L'anno scorso si giocava, non dico per la gloria, ma insomma senza l'ansia del risultato. No, magari c'erano quelle due o tre che dovevano vincere lo scudetto, quindi avevano male altre, sì. Diciamo, galleggiavano un po' nell'anonimato, tra virgolette. Antonio, lo ricordavi Velasco, no? I tempi d'oro, possiamo dire, della pallavolo maschile. Sono stati degli anni, credo, fantastici. Un po' prima dicevo con voi quello che è stato anche un po' tomba nello sci. C'era un momento che la pallavolo maschile fermava il paese, perché abbiamo visto delle partite stupende, delle vittorie strepitose, ma ricordo dei nomi che ancora oggi a vedere, per esempio Toffoli, Cantagalli, Bernardi, Lucchetta, Gianni, non vorrei dimenticare qualcuno, Cantagalli, insomma veramente abbiamo avuto dei campioni, e Velasco era credo la ciliegina sulla torta, perché come diceva prima lui, credo fuori onda, è un personaggio particolare al di là del volley, un uomo di cultura, un uomo che tu ascolti con piacere, che infatti è stato anche coinvolto in qualche esperienza calcistica, sì, proprio per la sua diciamo cultura a 300 sportiva, a 360 gradi. C'è stato modo di scambiare qualche chiacchiera con Velasco, oppure eravate troppo concentrati? No, vabbè, in queste situazioni diciamo che il tempo da dedicare alle chiacchiere è sempre poco, nel senso ci si incontra magari durante la rifinitura, perché loro finiscono, noi iniziamo, magari quando arrivi prima al palazzetto, però momenti ludici non ce ne sono, immagino davvero che non ce ne siano. Abbiamo anche quelli che sono i risultati di questa seconda giornata di campionato di Superlega e anche la classifica ovviamente provvisoria, anche se poi Domenico andrete ad affrontare due trasferte importanti, si torna in casa l'11 novembre se non erro, no, con in realtà il Trento. C'è una Padova, sì, giusto? Faremo tre però di fila, perché la partita con Verona mi sa che è stata spostata, sì, per a dicembre, problemi al palazzetto, quindi ne faremo tre fuori con una infrasettimanale, poi torneremo con Trento che è un'altra grande top team. L'11 novembre, giusto, si torna in casa, dovrebbe essere no, quella? No. Ancora no. Spostata più in mi sa di sì, perché l'11 novembre, se non sbaglio, era quella con Verona. Non ne sono sicuro, mo non c'ho le... Però la prossima sarà quella con il Padova, giusto? In trasferta sì, a Padova questa domenica. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Pronto, buon pomeriggio, ciao. Sono buon pomeriggio. Un abbraccio da Antonello, un saluto ai tuoi ospiti. Francesco, salve, mi hanno messo in mezzo al volley. Lo so. Diciamo... Ma guarda, ieri fra un grande artista come Armani, che... dei nostri tempi, e oggi la pallavolo, quindi va bene divagare, magari... Cambiamo un po' il momento, visto che questo Bari ci fa tribolare un pochino, data la categoria, affidiamoci agli sport nuovi. E volevo appunto porre una domanda a Domenico. Sì. Innanzitutto volevo congratularmi perché un punto con Modena e con Velasco è un punto guadagnato, è un grandissimo punto. Ma volevo sottolineare l'avvento di questo nuovo allenatore di Toffoli. Volevo chiederti sinceramente le differenze che hai trovato e che avete trovato fra lui e il vecchio coach. Io credo che Toffoli abbia un futuro veramente grande nell'ambito pallavolistico, non so se sei d'accordo con me. Quindi volevo chiederti di stigmatizzare questa differenza fra il vecchio coach e il nuovo coach. Grazie, buona giornata. Grazie. Intanto Raimondo si stava disperando per la presenza di Marco Armani ieri. Sì. Poi te lo facciamo incontrare, facciamo una carrambata, va bene? Canticchio anche. Va volete. Bene, direi di evitare. Per quel che riguarda la domanda sì, del nostro telespettatore. Ovviamente Toffoli si porta dietro un'aura di fascino sportivo, come diceva prima Antonello, ti do del tu. Perché, sì, cioè il fatto che quindi... ti poni la domanda mi inquieta. Per l'età. No, però diciamo, già con questo diciamo, di primo acchitto comunque ti rendi conto di avere davanti un personaggio di spessore. Adesso voglio dire, siamo all'inizio e come tutte le squadre diciamo stiamo cercando di darci un'impronta, che è un po' il ruolo dell'allenatore. Le differenze con Lorizio io l'ho avuto per 2 anni, quindi lo conosco molto bene rispetto a Toffoli. Ci ho vissuto una promozione, poi l'anno scorso è stato alla fine
burrascoso, un po' per tutti. Quindi adesso di differenze proprio non riuscirei a dirti proprio i dettagli, sono due persone completamente diverse. Paolo è molto disponibile, molto attento, aperto al dialogo, e questa secondo me è una cosa che a noi può far bene, perché arriveranno momenti difficili, per le squadre che si devono salvare, affrontare bene i momenti difficili può fare la differenza, quindi adesso di differenze voglio dire ne noto poche, oltre al fatto di avere di fronte un personaggio che quando ti presenti, diciamo, negli altri palazzetti ovunque riconoscono magari prima lui che me, quindi già lì, no? È una differenza però importante e sostanziale che ti cambia anche il rapporto quotidiano. Parliamo anche di due campionati differenti forse, sì, no? Sì, sicuramente. L'anno scorso comunque la vostra prima volta in Superlega. Perciò Lega, ti ho detto, adesso diversa. Ci stiamo dando un'impronta, come lui sta conoscendo noi, anche noi dobbiamo conoscere come rapportarci al mister, cosa cerca dovete il mister. Dovete anche conoscervi tra di voi, no? Perché certo, lo dicevamo proprio prima, lo abbiamo detto anche durante le scorse settimane, tu insieme all'altro giovanissimo libero, insieme a Capitan, sì, De Togni, siete gli unici della scorsa stagione, siete rimasti a Castellana. Continueremo a parlare di questo e di molto altro tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. In diretta con il TB Sport stiamo chiacchierando insieme al libero giallo-blu Domenico Cavaccini, insieme al giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Antonello Raimondo. Abbiamo aperto una parentesi sulla New Mater, sul campionato di Superlega. Prima di tornare sulla pallavolo, perché apriremo una parentesi anche sulla pallavolo femminile, perché c'è una squadra che è il Farma Giuliani, che sta affrontando il campionato di B1 nel girone D. Apriamo una parentesi però sul calcio e ovviamente anche sul Bari. Partiamo da una sentenza, che è quella del TAR del Lazio, che ha dato ragione ai club che avevano fatto ricorso per la Serie B. Il campionato potrebbe tornare a 22 squadre, quindi giudici e amministrativi hanno bacchettato Fabricini, il commissario non poteva cambiare il format del campionato. La decisione finale però spetterà alla FIGC. A questo punto bisognerà stabilire quali delle 5 società ricorrenti dovranno risalire per riempire l'organico della B. Ci sono solo 3 posti, 2 resteranno fuori tra Ternana, Siena, Provercelli, Novara e Catania. Gravina invece non si opporrà. Sono felice di essere qui, di parlare di altri sport, di pallavolo, perché quando sentiamo queste cose davvero è inquietante che il calcio non riesca a produrre una macchina, diciamo, burocratica, una giustizia sportiva che abbia i tempi giusti e normali. Siamo quasi a novembre, queste squadre che tu hai citato hanno già giocato molte partite in Serie C, ora non so quale sarà il criterio per scegliere, io proporrei, visto il clima ormai da sbando, un bel tocco tra i 5 presidenti. Credo che questi siano attentati alla credibilità del mondo del calcio, se mai ce ne fosse ancora bisogno, perché il calcio ha perso molti punti in questi anni. Davvero quest'anno abbiamo toccato il fondo, perché, ripeto, siamo quasi a novembre e si parla di rimodulare i campionati. Organizzare campionati. Campionati, insomma, professionistici, non per togliere valore a quelli dilettantistici, ma insomma, dove c'è professionismo io credo che bisogna pretendere che le cose funzionino in un certo verso. Ora non so, dovremmo chiedere i danni a qualcuno, a chi ha preso queste decisioni, vedremo come si muoverà. Certo che Gravina ha già una patata bollente, non di poco conto, e quindi sono curioso di capire come andrà a finire. Per fortuna il Bari è fuori da questi giochi, altrimenti anche noi saremmo, o meglio, per fortuna, sarebbe meglio magari avere una chance per poter tornare nel calcio che conta, però davvero si fa fatica a commentare queste notizie. Intanto il Bari affronterà il Locri nella prossima giornata di campionato. Nel corso della nostra puntata ci collegheremo anche con la presidente del Locri, chiacchiereremo insieme a lei, vediamo un po' come si prepara, no, questa società ad incontrare per il big match, il big match della giornata, fa un certo effetto. Eh sì, il Bari ormai è big match sempre, quindi voglio dire. Ma dico, Bari-Locri è la prima contro la seconda, cioè qui parlavamo di scontro diretto. Beh, parlavamo di Modena, che è la storia del volley, ora invece siamo a commentare un Bari-Locri. però ci sta, ci sta tutto. Dobbiamo affrontare questo campionato di Serie D con il sorriso, anche perché lo sapete, no? I biancorossi hanno qualcosa in comune con voi, perché la cosa curiosa è che i due compari bellissimi, mister, sono che si ritrovano nella stessa città, a scuola. A proposito di calcio e volley, che poi si incrociano.
Allora, andiamo a vedere come è anticipato. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta innanzitutto, 080-501-9998. Però andiamo a vedere le immagini degli allenamenti delle ragazze del Pharma Giuliani che si preparano alla terza giornata di B1 femminile. La Pharma Giuliani milita nel girone D e sabato 27 ottobre incontrerà il Gio Volley Aprilia alle 16. Una trasferta importante dopo circa un turno di riposo, seguito anche dall'esordio negativo in terra siciliana. Le ragazze sono allenate dal coach Sarcinella, cercheremo di conoscere anche questo mondo. Voi le conoscete le ragazze del Pharma Giuliani, Domenico? Vi capita di seguire la sì, diciamo, serie di sfuggita, voglio dire, nei giri che c'hai tra amicizie e quant'altro, ti capita sempre sotto banco, sotto occhio, di assistere a qualche gara o... Sbirciavo invece sul foglio e avevo letto il nome del coach dell'Aprilia, che sì, tra l'altro è malese. Sì. Infatti ne approfitto per salutarlo perché lo conosco molto bene. Siamo nati lo stesso giorno. Ah sì? Sì. Nino Gagliardi? Nino Gagliardi. È il figlio di uno dei miei maestri di giornalismo, Carlo Gagliardi, che è stato responsabile della redazione sportiva della Gazzetta, quindi Nino l'ho visto davvero nascere e crescere. Quindi anche lui mi ha visto crescere sportivamente parlando. Con lui io giocavo in Basilicata a Potenza, lui era allenatore della B1 femminile. Sì, a Potenza. Sì. E io lì feci il mio primo anno da libero con lui che guidava la... Anche io lo seguo con grandissimo affetto. Io lo chiamo, scherzando, per i suoi trascorsi, il maresciallo. Sì. allena le ragazze del Gio Volley Aprilia, che ricordiamo incontreranno le ragazze del Pharma Giuliani questo sabato 27 ottobre alle 16. Conosceremo anche loro, avremo modo anche di raccontarvi le loro storie, però è bello che poi le storie in qualche modo si intrecciano, incrocino, certo, si intrecciano, certo. Poi succede sempre così. Domenico, tra poco devi tornare a Castellano dove ci sono gli allenamenti. Ti chiedo, rispetto all'anno scorso avete fatto più amicizia quest'anno col Pallaflorio? Per me sì, adesso dopo, essendo il secondo anno, comunque un pochettino lo sento un po' più vicino. Il problema del Pallaflorio, secondo me, principalmente per noi... Quando non si riempie? Difficilissimo riempirlo, perché è una struttura che, non lo so, farà 6.000 posti. Sì, credo sui 5, insomma, grande. Sì. Adesso in Superlega non vorrei dire cose sbagliate, ma io non credo che ci sia una squadra che faccia 6.000 posti, quindi... Ne approfitto anche per parlare di questa cosa, perché secondo me è importante. Neanche Modena fa 6.000 spettatori. Stiamo parlando di Modena, quindi capite bene che riportato a una realtà come la New Mater, che è di Castellana Grotte, che si allena a Castellana Grotte, che ha... Cambiare il discorso dello scenario... Per noi è importante, questo è un aspetto su cui secondo me si dovrebbe... lavorare un pochettino meglio, perché il Pallaflorio è un impianto fantastico. Ma voi non fate nemmeno allenamento? Noi facciamo un allenamento settimanale, quando giochiamo in casa. Perché ovviamente per poi noi ci alleniamo, viviamo tutti a Castellana Grotte, abbiamo tutto a Castellana Grotte, la società è di Castellana Grotte, no? Quindi io spero veramente vivamente che quest'anno il pubblico barese ci possa dare un po' quel calore che serve per le squadre che si devono salvare. Devo dire che le partite, insomma, della nazionale, anche quella femminile, hanno un po' rivitalizzato il movimento, sì, non che prima non ci fosse entusiasmo, perché la pallavolo dopo il calcio se ne parla la disciplina con più tesserati, insomma, anche il livello, però questi risultati hanno, secondo me, smosso ancora di più, e quindi io credo che la caccia al biglietto, la voglia di esserci possa mettersi in concretezza e quindi dare una mano a questi ragazzi. Noi diamo il nostro contributo, ovviamente, perché parlarne poi è il miglior modo per promuovere uno sport come la pallavolo, come poi tanti altri, ma stiamo parlando di Superlega, per cui è uno spettacolo poi vedere il miglior sport sono le partite. Per esempio la partita quella con Modena, anche con una sconfitta, è una partita che avvicina. È un grande sport, secondo me. Ti fa vivere quelle sensazioni che la gente, se non ha visto, sente dal racconto, il famoso passaparola, quindi sono d'accordo. La speranza è che loro possano continuare a fare belle prestazioni, ovviamente coniugando sempre con i punti, perché poi, come diceva prima, se non fai punti nello sport è un casino. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Un saluto agli ospiti e a Barbara. Buonasera. Comunque la presidente della Locri vuole la ferma di Brienza, ma ci deve rimanere i 3 punti a noi a Bari.
Sì. Sono sicuro e convinto che lascerai i tre punti a noi. Grazie, grazie. Ovviamente credo che l'Ocri si impegnerà comunque, come tutte le squadre che vengono al San Nicola per portare a casa il risultato. D'altro canto poi Cornacchini affronterà, preparerà i suoi al meglio. Ne parleremo tra pochissimo, Antonello. Intanto io saluto e ringrazio Domenico Cavaccini. Io ti aspetto presto, ti aspetto presto qui perché è sempre bello, bello vederti. Grazie. In bocca al lupo per crepi questa lupo. Trasferta. Grazie, grazie Domenico Cavaccini. In bocca al lupo. Crepi. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Ed eccoci in diretta con il TB Sport, apriamo subito ricordandovi prima il numero per intervenire in diretta 080 501 9998, una parentesi sul calcio. Partiamo proprio dal Bari, Antonio, noi l'abbiamo accennato un po' prima, sarà uno scontro diretto. Sarà questo un dice po'... la classifica. Esatto, però sarà un po' no, la cartina tornasole di questo Bari, reduce da due pareggi... Niente drammi, però siamo a Bari, siamo in D, è chiaro che due pareggi sono qualcosa che fa prurito sulla pelle di questa città dopo quello che ha passato, quindi nessun dramma, nessun processo, ci mancherebbe altro, il Bari è sempre primo, imbattuto, ha subito solo due gol, credo che abbia il miglior attacco anche se con un'altra squadra, insomma, però è il momento di ripartire, credo che questa occasione arrivi al momento giusto, giochi contro una squadra che finora ha fatto bene, certo non giochiamo contro il Perugia, contro il Brescia, contro il Verona, contro l'Atalanta, giochiamo contro il Locri. Però il presente questo dice, questo c'è, e quindi Bari-Locri è una partita importante che il Bari, che rimane una corazzata, nonostante poi magari si possa dire quel che si vuole, che magari è meno forte di quello che si poteva pensare, ma comunque anche per quello che è stato investito in una squadra la più forte del girone, quindi devi tornare a recitare quel ruolo e quindi credo che serva assolutamente una vittoria, anche perché conoscendo molto bene tu con me, nonostante sia molto più giovane, questa città hai imparato a conoscerlo pure tu, quindi insomma è abbastanza fibrillata. E mi spiace che un uomo pacato come Cornacchini abbia detto l'altro giorno ho capito come funziona qui. Però diciamo che Bari poi sa anche dare molto, quindi non dobbiamo poi girare il problema. È una città che dà moltissimo e che ti chiede molto. E sicuramente stanno imparando a conoscere anche la piazza biancorossa, tutte le altre società che stanno incontrando il Bari. Bari che si prepara ad accogliere il Locri. Allora io darei subito il benvenuto alla presidente Antonella Modafferi. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Allora, parlavamo insomma di una preparazione, sarà uno scontro importante, uno scontro diretto, lo commentavamo in studio insieme al giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo. Come la state vivendo dall'altra parte? Noi la stiamo vivendo con più fibrillazione perché è una cosa inaspettata per noi arrivare a Bari come antagonisti, perché noi siamo usciti da un'estate un po' tribolata a livello di iscrizione, di società, e quindi neanche sapevamo se ci saremmo stati o no. Quindi già arrivare a San Nicola per noi è già quella una vittoria. Poi essere pure considerati gli antagonisti del Bari, quindi siamo al settimo cielo. Presidente, mi scusi, ma è una classifica diciamo sorprendente o voi siete partiti diciamo con un pizzico di ambizione, nel senso che siete andati oltre? No. Assolutamente, la nostra ambizione che era ed è tuttora è quella di mantenere la categoria, perché il Locri, pur essendo una squadra storica, ha avuto diversi problemi negli ultimi anni, manchiamo dalla Serie D da 16 anni, quindi già esserci arrivati nel giro di 5 anni, aver ricreato la squadra, essere saliti dalla promozione alla Serie D, e noi siamo già vincenti così, e il nostro obiettivo è sempre stato quello di mantenere la categoria. E quindi contiamo i punti alla salvezza. È stato inaspettato per noi e ora trovarci lì sicuramente ce la giocheremo. Non siamo una corazzata, però abbiamo molta voglia e molta passione, quello che ci spinge, e siamo contenti così. Credo che allora ci siano le condizioni migliori, nel senso che non avete la pressione di dover vincere, arrivare a Bari su un campo di una squadra di un certo tipo. Con quella classifica, anche diciamo, giocare avendo pochissimo da perdere, sarà una giornata, credo, comunque vada
indimenticabile, no? Come... Sì, indubbiamente, anche perché ci saranno al nostro seguito almeno 500 tifosi. Ah, bello, quindi. Sì, poi abbiamo delle tifoserie, una tifoseria organizzata che è molto, molto coreografica, molto, insomma, se ne inventa di tutti i colori già nelle partite locali, quindi in occasione di Bari avranno preparato sicuramente qualcosa di bello. Poi ci sono un sacco di persone che ci seguono, che partono da qua, che persone che abitano in Puglia e delle nostre zone che ci raggiungono allo stadio. E come le dicevo, è già questa la nostra vittoria, esserci certo. arrivati, perché davvero il Locri rischiava di non esistere più. E siamo una società di tifosi. Ma da Locri, quindi... da Locri a Bari in macchina, io già penso al ritorno, quanto ci vuole? No, in macchina sono 4 ore e mezza, 5. In pullman ci impieghiamo un po' di più, perché di solito sì. seguo la squadra, viaggio sempre con la squadra. Presidente, quanto ha fatto bene l'arrivo del Bari in Serie D? Oddio, non lo so, mi dispiace. Sicuramente a loro ha fatto male, perché è molto sminuente per il Bari essere in Per le altre società invece che in per D, le insomma, altre società non vive. Penso abbia fatto tanto bene, perché già per chi vuol vincere, no. che sarebbe stata la squadra a mazza campionato, quindi magari chi aveva qualche ambizione in più si è un pochino, secondo me, frenato negli acquisti, perché sapeva che tanto... non è che si poteva competere con il Bari, ma questa è la mia impressione. Magari si giocheranno per i playoff, ma io penso che si sono un po' ridimensionate tutte le squadre nel fare la campagna acquisti. Sì, penso che sia una festa per chi non ha ambizione. Sì. Insomma, è quello che poi ci sarà, dei presupposti, insomma, raccontateci anche dal presidente, sarà davvero una grande festa qui a Bari. Sì, quello sì, indubbiamente. E allora noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro. È stato un piacere, grazie a voi. Buona serata. Grazie alla presidente dell'Ocri, Antonella Modafferi. Io spero, perché a Bari è successo una volta sì, una volta no, che i tifosi del Bari accolgano con affetto queste tifoserie di centri piccoli, perché poi almeno in Serie D che lo stadio diventi davvero una festa, un momento di aggregazione, lasciamo stare le rivalità, i gemellaggi, cioè io dico che il pubblico di Bari deve accogliere con un applauso, come è stato anche nell'ultima partita, i tifosi dell'Ocri, perché credo che questo impongano le regole dello sport. Poi, anche perché il benvenuto, a parte gli scontri insomma, che ci sono stati poi con i tifosi di Messina, però il Bari è sempre stato accolto a braccia aperte fino ad oggi da tutte ragazzi, le altre società. Ripeto, già purtroppo il calcio è dal peggio di sé quando arriviamo a livelli alti, perché ci sono storie di battaglie, di ideologiche, filosofiche, quindi là dobbiamo accettare che ci siano questi climi da guerriglia, però almeno in D, insomma, io credo che la speranza è quella di assistere a partite in cui il fair play possa, diciamo, comunque parla rappresentare. Sì, sì, sì. Allora facciamo giusto una carrellata veloce sul calcio in generale, perché le Pink si preparano questa sera al recupero della seconda giornata contro il Chievo Verona, una trasferta anche sabato contro il Tavagnacco, una Pink che arriva sconfitta 0-4 contro il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato. E allora noi vi vogliamo raccontare anche le ragazze, tra queste c'è una delle veterane della Pink che è Lucia Ceci, abbiamo un suo video, andiamola a vedere. Che anni sia la Pink? No, ho perso il conto. Come hai perso il 8 conto? 8 anni. Quanti gol hai fatto la Pink? Assai. È il gol più bello? Contro il Bolzano, col destro. Ah, quindi quello che usi solo per salire le scale? Sì. È il ricordo più negativo? La prima retrocessione in Serie A, la Serie A, la Serie B della Pink. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Verona a giocare. Giocheremo domani alle 8:30 sperando che arriva la prima soddisfazione di questa. Veramente quest'anno. Ti vorrei ricordare che giochiamo alle 8, però non fa niente. Alle 8, vabbè, alle 8:30. Tu, 8. La Champions, sei sintonizzata sulla Champions. Sì. E poi? E poi sabato siamo a Tavagnacco, abbiamo due trasferte importanti. Senti, ma hai preso dei giorni di ferie per stare qua? Sì, 5 giorni di ferie. Mamma mia, perché ovviamente lavori tu, giusto? Ovvio.
Che lavoro fai? Lavoro al bar Mera Caffè. Non fare pubblicità? Vabbè, vabbè, dai. Dai, almeno. Ma ti sei stancata con quella sciarpa? Un po'. Sei comoda, Cici. E fai vedere cosa c'hai sotto. Perché io sono di Bari. Ciao. Ciao. Sì, è Varesaccia, la nostra Lucia Ceci che si prepara all'incontro contro il Verona, il Chievo-Verona alle 20 questa sera. Ci sono dei ragazzini invece del Bari, ex biancorossi, stiamo parlando di 2006, 2007, 2008, e una società che è l'Intesa Sport Club che ha deciso di selezionarli alcuni e di continuarli a farli allenare. Si allenano al Di Palma Sport, allora andiamo a vedere questo servizio. Oggi al Di Palma Sport con i ragazzi dell'ex Bari Calcio. Come nasce il progetto? Allora, il progetto si chiama innanzitutto Valorizzazione Calciatori Puglia, proprio perché è riservato ai ragazzi residenti in Puglia che appartenevano alle selezioni del Bari nelle precedenti stagioni. È un'idea nata e portata avanti dall'Intesa Sport Club Bari in società che ha come presidente Francesco Corallo, la quale ha risposto ad un appello, quello del comune di Bari, di non disperdere i ragazzi dell'ex settore giovanile dopo il fallimento di quest'estate. Il progetto attualmente è a totale carico dell'Intesa Sport Club Bari, la quale ha deciso, proprio perché l'idea progettuale nasce per i ragazzi e per la città di Bari, di garantire un diritto di prelazione al Bari Calcio attuale, qualora nel corso di questa stagione decida di acquisire da questo vivaio i ragazzi per la prossima loro attività di settore giovanile. Ce la stiamo mettendo tutta con le forze economiche e fisiche di tutto quanto lo staff. È da sottolineare soprattutto questo aspetto di gratuità attraverso il quale i ragazzi stanno partecipando agli allenamenti. E insomma, questo è il progetto davvero meritevole dell'Intesa Sport Club, in modo tale, no Antonello, da non far davvero disperdere questi ragazzi e poterli far allenare, loro che sono così attaccati poi alla maglia biancorossa. Sono frasi fatte, ma è chiaro che la politica dei giovani è quella che va perseguita, quella che può dare un futuro e comunque ti dà un presente, secondo me, ricco di soddisfazioni. Ma io sono ancora arrabbiato perché non mi avete invitato quando c'era Marco Armani, il mio idolo quando andavo a scuola. Ti faremo incontrare, lo diciamo. Ma l'ho già contattato per un'intervista. E tu dimmi, un cuore ce l'hai? Continua. E direi che su questa possiamo chiudere questa puntata. E allora, grazie ad Antonello Raimondo, grazie anche per questo siparietto canoro, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Come sempre, grazie a voi per averci seguito. Buon pomeriggio a tutti.